Ciao e benvenuto a questo nuovo video dove esploreremo le opzioni disponibili nel menu HDMI nelle fotocamere Nikon Z6II e Nikon Z7II per collegare le fotocamere a un dispositivo esterno come nel nostro caso l'Atmos Ninja 5. Dopo aver selezionato la voce HDMI nel menu delle impostazioni della fotocamera troviamo subito due opzioni, Output Resolution e Advanced. In risoluzione output possiamo impostare il tipo di risoluzione per quanto riguarda la riproduzione sul monitor esterno, quindi puoi benissimo lasciare su auto affinché si adatti automaticamente alla risoluzione disponibile del dispositivo esterno. Nel menu delle impostazioni avanzate invece troviamo delle opzioni utili soprattutto se desideriamo registrare su un dispositivo esterno. Per quanto riguarda l'intervallo di output, l'opzione auto è consigliata nella maggior parte delle situazioni. Se si dovesse notare una perdita di dettaglio nelle ombre, è consigliato scegliere gamma limitata con un segnale video compresso tra 16 e 235. Se invece le ombre sono sbiadite o troppo luminose, allora si consiglia gamma completa con un segnale video RGB da 0 a 255. Ripeto che l'opzione auto nel 99% dei casi va bene. L'abilitazione del controllo della registrazione esterna consente di utilizzare i controlli della videocamera per avviare e interrompere la registrazione quando la fotocamera è collegata tramite HDMI a un registratore di terze parti come Atmos Ninja 5. Lasciando su On, possiamo premere il pulsante di registrazione della fotocamera per avviare la registrazione sul dispositivo esterno. Fai solo attenzione che questa opzione non è disponibile per tutti i formati di registrazione esterni. Consiglio di lasciare su off ed avviare la registrazione direttamente dal dispositivo esterno e di controllare sempre che quest'ultimo stia registrando. Inoltre, impostando su on, il display della fotocamera si spegnerà automaticamente allo scadere del timer di standby, terminando l'uscita HDMI. Se stai registrando su un dispositivo esterno, seleziona quindi timer di standby per l'impostazione personalizzata C3, quindi ritardo spegnimento, e scegli nessun limite o un tempo superiore al tempo di registrazione previsto. Consiglio sempre nessun limite onde evitare problemi. Profondità dei dati di output ci offre due opzioni, 8 bit e 10 bit. Selezionando 8 bit invieremo un segnale video con una gamma dinamica inferiore, dove l'immagine finale mostrerà 16.7 milioni di colori in totale. Selezionando 10 bit invieremo un segnale con una gamma dinamica maggiore, pertanto il file video mostrerà oltre un miliardo di colori in totale. La profondità 10 bit è adatta all'utilizzo professionale e prevede un processo di post-elaborazione. Ti ricordo che la Nikon Z6II e Nikon Z7II possono registrare in 10 bit solo utilizzando un dispositivo di registrazione esterno come l'Atmos Ninja 5. Anche le impostazioni N-Log sono attivabili solo se si sta registrando su un dispositivo esterno compatibile ed è attiva l'opzione 10 bit. Qui è possibile scegliere e attivare N-Log o HDR. N-Log aiuta a preservare i dettagli nelle luci e nelle ombre ed evitare colori troppo saturi durante la registrazione di filmati. Quando N-Log è attivo, il limite ISO è 800, quindi non si può scendere sotto il valore di 800. HDR è invece indicato per segnali High Dynamic Range, più adatto alle trasmissioni televisive. Quando si seleziona un segnale a 10 bit e l'opzione N-Log o HDR sono attive, il display visualizzerà un'immagine piatta, flat, sbiadita. In realtà non è così. Il problema è che l'immagine 10 bit contiene troppe informazioni da elaborare e pertanto risulta in questo modo. Solo in fase di post-elaborazione possiamo donare alla clip un aspetto diverso. Selezionando View Assist possiamo quindi eliminare questo aspetto e avere un'anteprima più contrastata dell'immagine. Se vuoi ricevere altri video come questo, ti ricordo di sottoscrivere il canale per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.